Buonasera. Possiamo iniziare per alzata di mano lì in fondo. Sono qua, mister. Sì. Ciao. Complimenti per questa bella serata e grazie anche per il rinnovo del contratto che abbiamo saputo. Grazie. Cioè anzi, non so se si può definire tecnicamente il rinnovo del contratto, forse solo promessa di rinnovo del contratto, mi pare di capire. Meglio di una promessa, una stretta di mano, non c'è niente. Esatto, ok. No, la domanda che ti volevo fare, al netto di tutta questa serata eccezionale che c'è stata, a un certo punto nel primo tempo c'era stato questo, è un chiarimento che volevo capire che cosa gli hai detto, quando Llorente ti è venuto a dire delle cose di Bove e poi tu ti sei un po' arrabbiato, non si è capito, non ho capito il motivo, e poi Bove gli hai continuato a dire delle cose quando poi è uscito nel secondo tempo, volevo capire un po' che era successo. Grazie. Sì, diciamo, a volte è un po' isterica la nostra gestione di chi è stanco, di chi non è stanco. Non riesco mai a capire e vorrei capire meglio chi mi sta dicendo sono stanco. A volte mi dicono quello è stanco, a volte mi dicono forse potrebbe essersi fatto male uno, quindi è un po' di confusione del bordo campo e Diego è venuto a fare insomma da passaparola, non mi ricordo cosa per la precisione, ma eravamo un po' corti, cioè, non avevamo più slot, quindi sapevo che se avessi dovuto fare dei cambi li dovevo fare tutti quanti insieme, quindi magari avrei dovuto levare gente che invece sembrava ancora confiato e in condizione per poter correre, tipo Stefan che stava bene, però sai, ha fatto un grande lavoro, quindi pensavo di poterlo levare. Se lo levi lo devi levare in quel momento e il rischio è sempre che poi dopo fai il cambio e se si fa male uno dopo un minuto e rimane senza slot, quindi abbiamo provato ad arrivare fino al 45esimo senza fare il cambio di Llorente, poi invece sapevo che il recupero sarebbe stato lungo, ho visto che ha messo Jovic, Pioli e ho detto mettiamo un altro centrale perché tanto la partita bene o male sarà questa. Salve mister, buonasera. Buonasera. Parliamo di tattica, di risultati, di giocatori. Faccio una domanda, chi la batte la Roma di De Rossi? In questo momento sembra imbattibile. Chi la batte? La Roma di De Rossi. Chi è che può battere la Roma di De Rossi? La poteva battere il Lecce, per esempio. Se non avessimo fatto quel bel pezzo di secondo tempo, la stava battendo l'Udinese. La può battere chiunque, ma la Roma di Rossi, brutto così in terza persona, la mia Roma può battere chiunque, noi siamo consapevoli di questo, però appena abbassiamo un pochino il livello dell'intensità, dell'attenzione e anche della qualità del palleggio, ci può battere pure il Lecce che forse avrebbe meritato di vincere, quindi questo è l'equilibrio da trovare, diventare una squadra che può battere anche una squadra fortissima come il Milan e una squadra che però magari diventa troppo difficile da battere per quelle che sono inferiori come quelle più piccole e invece dobbiamo salire un po' di livello soprattutto nelle partite contro squadre che si chiudono e che giocano sulle seconde palle, dobbiamo essere ancora più forti, sai, più prepotenti. Buonasera Daniele, sono qua. Buonasera. Complimenti. Grazie. Vorrei che spendesse una parola per l'Olimpico di stasera che è stato, credo abbia giocato anche lo stadio stasera. E poi una curiosità, ho visto adesso sul web che Xabi Alonso con il suo staff hanno festeggiato la qualificazione della Roma. L'anno scorso hanno festeggiato? La qualificazione della Roma, cioè, erano contenti che avesse vinto la Roma. Quindi c'è proprio un'immagine, poi la puoi rivedere se vuole, dello staff che guarda sul telefonino il finale di partita e poi festeggiano perché la Roma era passata. Guarda, l'Olimpico è stato magnifico, ma sono tanti anni ormai che l'Olimpico è tornato ad essere sempre pieno e tutto quanto acceso per la squadra, o meglio, lo è sempre stato, ma magari la capienza o la presenza era un po' inferiore. E partire come questa, noi abbiamo bisogno di loro, ho sempre detto sia a San Siro in un verso, sia oggi nell'altro, che i tifosi non possono vincere le partite, non gli possiamo chiedere di trascinarci, siamo noi che dobbiamo trascinare loro, ma una volta che succede questo scambio fra noi e loro, poi loro ci danno una mano a fare il metro, il centimetro in più. Per quello che mi hai detto di Xabi Alonso, non lo so, non ho visto la scena, quindi non vorrei commentare, magari anche un po' di senso di rivincita, visto che l'anno scorso sono usciti contro la Roma, non lo so, quindi non l'ho visto, quindi non lo vorrei commentare. Lui è uno che da calciatore aveva una grande eleganza da avversario, era un signore, c'è sempre stata stima reciproca, quindi
nutro di nuovo, nutro ancora grande stima ovviamente per quello che sta facendo, ma anche come persona. Ciao Daniel. Eccomi. Ok. Senti, a me ha molto colpito la capacità della Roma di fare più partite nella partita, perché siete in 11 contro 11, avete mostrato una bellezza, una qualità, i gol. Poi in 10 la sofferenza però la governavate voi, quella sofferenza. E quindi volevo capire quanto conta l'allenatore in questa... Se è stata la partita tua più difficile pure da questo punto di vista, e cosa pensi di quell'espulsione, perché... al 28esimo del primo tempo un'espulsione così È stata una partita, è da commentare in qualche modo. Era stata una partita difficile, è stata una partita complicata, come lo è stata l'andata, perché il Milan, a volte giudichiamo troppo il risultato finale, ma il Milan secondo me ha fatto due buone partite sia all'andata che al ritorno, hanno avuto le loro occasioni, insomma è stata una partita equilibrata e siamo stati bravi perché abbiamo reso due partite equilibrate, due partite che sulla carta all'inizio un po' tutti quanti voi pensavano che non lo sarebbero state, insomma che c'era più divario tra noi e loro a favore loro. E, l'espulsione non l'ho visto, ho visto solo un fermo immagine, quindi non posso giudicarla, però la squadra vera, abbiamo visto il Real Madrid ieri, la squadra vera si accende, capisce, a fine primo tempo ne abbiamo anche parlato, c'è il momento, gli ho detto vi vorrei dire adesso il segreto, vi dico metto uno qua, uno là e giochiamo e facciamo l'80% possesso palla, però io questo segreto non lo conosco e adesso c'è da fare una partita di un altro tipo, sapendo che poi eravamo insomma 10 contro 11, non 6 contro 11, quindi avremmo avuto le nostre occasioni, avremmo avuto modo di palleggiare ogni tanto perché loro avrebbero spinto e si sarebbero stancati, però c'era da fare di base una partita di grande sacrificio e sono stati magnifici. Il segreto è lo spirito che portano dentro il campo tutti i giocatori, sia quelli che giocano 10 minuti sia quelli che corrono per 90. Eccomi, congratulazioni. Grazie. Questa sera è ufficiale che il quinto posto in campionato vale l'accesso in Champions League. Quinto posto in campionato in questo momento, semifinale, può iniziare a fare dei calcoli a livello di formazione? E poi no, le chiedo anche per questo le condizioni di Lukaku. Come? Le condizioni di Lukaku. La condizione di Lukaku ha detto che credo si sia fermato in tempo, sai, quando i giocatori si rendono conto di essersi fatti male oppure forse sono fermati poco prima di farsi male, i calcoli quindi facciamo, ci riposiamo contro Bologna che sta davanti a noi, Napoli che sta poco dietro a noi, Atalanta che sta poco dietro a noi, Juventus, queste sono le partite che abbiamo da giocare nei prossimi, non so, 20 giorni, e una squadra che vuole ambire a completare una rimonta abbastanza importante, che è quella che abbiamo fatto noi. Deve sapere che adesso arrivano partite difficilissime e dobbiamo farci trovare pronti, c'è poco da fare, la fortuna è che magari questo tipo di partite portano degli stimoli già di per sé e quindi ci faremo trovare pronti, l'abbiamo detto già l'altra volta, e sapremo trovare gli stimoli e le energie mentali e fisiche per preparare tutte le partite che abbiamo di fronte, vincerle tutte non lo so, ma prepararle tutte con la voglia di vincerle sì. Ciao Daniele, scusa, ti volevo chiedere, visto che poi si gioca ogni 4 giorni, c'è già il Bologna, Lukaku non credo che sia, cioè hai detto si è fermato in tempo, però vuol dire che qualcosa ha sentito, e fra Abraham e Azmoun tu pensi che Tammy può rigiocare subito a 4 giorni di distanza? Sai che quando rientri dopo 10 mesi di inattività il rischio che ci possano essere dei piccoli incidentini, piccoli muscolari, come è successo anche a Chris poco prima del Brighton, ci può stare. Abbiamo grandissima fiducia in entrambi, anche a Smurner rientrava da pochissimo, e valuteremo tutto, non so neanche se Romelu non potrà giocare col Bologna o non potrà essere disponibile, appunto faremo delle valutazioni, perché oggi comunque i giocatori hanno fatto uno sforzo fisico, oltre che mentale, ma fisico importante, perché giocare in 10 contro una squadra con una qualità come quella del Milan, con giocatori che ti puntano sempre, quindi è tutta una frenata, è tutta una sterzata, è tutta una tensione continua, muscolare, potremmo trovare domani qualche giocatore un po' stanco,
è la partita peggiore che ci potesse capitare da giocare dopo il Bologna, perché è una squadra che abbiamo visto un pochino, e, insomma, ruota tanto, corrono tanto, si inseriscono tutti, il computer si stava girando sotto sopra per quanti movimenti fanno, e sarà bello, sarà stimolante, perché penso che Bologna sia una realtà che fa benissimo al nostro calcio. Quello che stanno facendo quest'anno è incredibile, è magnifico, quindi sarà un altro grande banco di prova a provare a batterli. Complimenti De Rossi. Grazie. Io ho visto la partita, il doppio confronto, avevo un giudizio secco su questa cosa. De Rossi 2, Pioli 0, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle pedine messe in campo, dal punto di vista della determinazione e dell'interpretazione del quarto di finale. Ma la ringrazio, non sono particolarmente d'accordo. Io penso che il risultato finale, cioè le due vittorie, portino a pensare che ci sia stata una netta differenza fra noi e loro, quando non è stato così. Abbiamo fatto bene, sulla carta tutti quanti pensavate che il Milan ci tritasse, fosse molto più forte di noi, e io ero sicuro che non era vero, ero sicuro che erano due squadre che si equivalevano, e lo abbiamo dimostrato in campo, ma a volte un colpo di testa, un episodio fa pendere la bilancia da una parte piuttosto che un'altra, e il primo a fare la figura dello scemo è l'allenatore. Se avessimo, non lo so, se avesse fatto 1-1 su quella traversa, l'andata, non mi ricordo chi era, Giroud, magari avreste avuto dei giudizi meno positivi riguardo alla partita nostra. Il risultato incide tanto, siamo stati molto bravi, e io penso che Pioli sia uno degli allenatori che io stimo di più, e penso che oggi più di un allenatore, più di far mettere la squadra avversaria in 10 dentro la propria area, poi alla fine non possa fare più di quello, non poteva fare, e quindi c'è grande rispetto per le due partite che ha fatto il Milan e per le prestazioni che ha fatto il mister. Mi devo bacchettare, perché io vengo qui a parlare con grande entusiasmo, no? Me lo riconoscete voi che io parlo, non mi trattengo, non mi risparmio, vi dico un sacco di cose, però poi dopo, se il giorno dopo che mi dite Pioli è l'ultima spiaggia, io dico no, per me Pioli non è l'ultima spiaggia, siamo all'ultima spiaggia solo per quello che riguarda la qualificazione in semifinale, no? E poi il giorno dopo leggo dappertutto De Rossi, Pioli è l'ultima spiaggia, Pioli è l'ultima spiaggia, poi uno si incazza e non parla più. E vengo qui e faccio sì, bella partita, siamo contenti, guardiamo avanti nel futuro, perché io non so scemo. E quando vengo qui a parlare, vorrei che voi riportaste, voi, insomma, in generale, non so neanche chi l'ha fatto in particolare, ma vorrei che venissero riportate le mie parole, perché ho 40 anni, rispetto al lavoro vostro così, dandovi tante risposte, parlando ogni tanto di tattica quando mi fanno domande sulla tattica, parlando di emotività quando mi fanno domande sulle emotività, e parlando degli allenatori quando, dei miei colleghi, perché ormai sono miei colleghi, quando mi fate domande sui miei colleghi. Poi però se poi dopo scrivete un'altra cosa, non mi piace, perché non si fa così, non è corretto. Quindi Se io sono Pioli e leggo il giornale la mattina, apro il giornale e leggo De Rossi, Pioli l'ultima spiaggia, posso pensare che il suo collega gli ha mancato di rispetto, e io queste cose non le faccio, quindi mi piacerebbe che venissero riportate le cose che dico. Facciamo l'ultima. Mister, buonasera, intanto complimenti per la vittoria. Le volevo chiedere come si prepara la partita tatticamente e psicologicamente contro il Bologna di lunedì. È una partita delicata per la classifica, delicata perché loro sono una squadra che si muove tanto, che fa tante rotazioni, che fa che ha tanta qualità, tante idee, e dovremmo essere bravi a capire se dobbiamo muoverci tanto come loro o magari stare fermi e aspettare che ci arrivino loro addosso. È una partita che mi stimola molto, sono molto stimolato a preparare questa partita, perché ogni volta che l'ho visti giocare sono rimasto incantato, mi sono piaciuti. Forse la partita all'andata era la partita in cui la Roma ha sofferto di più, mi ricordo una partita a Bologna speciale da parte del Bologna, e una vittoria netta, e quindi c'è un rispetto gigantesco nei confronti di Thiago, che è un mio amico e che è un grandissimo allenatore, sta facendo cose incredibili, ci sono giocatori molto forti, e penso, ripeto quello che ho detto prima, che il Bologna in quella zona, diciamo, inusuale, no? Di classifica per gli ultimi anni, faccia molto bene al calcio italiano, e merito di Thiago, dei giocatori, dei direttori che sono anche miei amici come Fenucci e Marco Di Vaio, e sicuramente anche Sartori, e quindi sarà stimolante, sarà una bella sfida, insomma, nei prossimi
nei prossimi giorni giocheremo contro tutti i grandi allenatori, grandi stati, grandi squadre, insomma semifinale con l'allenatore che ha imbattuto, poi ci sarà Gasperini che è uno di quelli che io stimo di più, Allegri che ha vinto tutto, insomma è stimolante questo lavoro, mi piace, prepararle col sorriso della vittoria di oggi sarà più facile. Grazie. Grazie.